Messaggio di San Giovanni Evangelista, dato a Mario D'Ignazio il 3 febbraio 2024. Fratelli in Cristo, sono io, San Giovanni Evangelista. Con Maria Corredentrice, guido voi del piccolo gregge di Dio, chiesa rimanente degli ultimi tempi. Ascoltateci, seguiteci, obbediteci. Allontanatevi velocemente dalla chiesa ecumenica e massonica regnante. I sacerdoti. Quanti hanno fatto naufragio, eresie. Naufragio in un mare di eresie moderne. Modernismo. Modernismo. Amati figli di Maria Santissima, in principio era il Verbo e il Verbo era Dio. A Cana, Maria fa compiere il primo segno al figlio. Media. Mediatrice potente. Io e Maria Santissima rimanemmo sotto la croce dell'agnello. Tutti fuggirono tranne me, aggrappato alla Madre Divina. Dopo la accolsi a casa mia. La accolsi in me, a casa, nella vita. Lei guidò me e gli apostoli. Al cenacolo implorò lo Spirito, che lei già aveva. Madre della vera Chiesa. Madre del Cenacolo, Madre della Chiesa Nascente, Madre del Corpo Mistico di Cristo, Madre dei Discepoli e dei Credenti in Cristo. Ella è Madre di Dio e nostra, guida del gregge, via divina di Fatima. A Fatima mostra il suo cuore, quale via privilegiata. Satana odia Maria Santissima, sa che gli schiaccerà la testa. Nuova Eva, paradiso degli eletti, ella vi prepara al ritorno glorioso. Gesù venne, e verrà ancora per Maria. Ascoltate Maria Santissima. Ella è vera Chiesa ora, guida potente. Non seguite le eresie attuali della falsa Chiesa di Roma, persecutrice delle vere apparizioni. L'ora della passione giunge oramai per la vera Chiesa rimanente e mistica. Ore di tenebra, di sciagura, di desolazione, morte e fumi neri. Il Pakistan soffrirà molto. La Russia farà scorrere molto sangue. Corrispondete alla chiamata di Maria Santissima e sarete salvi. Pregate il rosario in famiglia, a casa. Fate santi altarini e la comunione spirituale frequentemente. Ricordatevi che molti anticristi sono già apparsi nel mondo e vi saranno. La verità vi farà liberi. Lo Spirito e la Sposa, Chiesa rimanente, gridano: Maranatà, vieni Signore Gesù. Ed ecco che io vengo, dice il Signore del tempo e della storia. Egli bussa ai cuori. Aprite. Egli è l'Alfa e l'Omega, il primo di chi risorge da morte. È l'Archè, il principio di tutto. Tutto sussiste in Lui. E tutto fu creato da Lui. Gesù, in quanto Verbo divino, creò il mondo. La sua parola non cambia. I grandi della casa di Roma vogliono cambiarla. Hanno già cambiato molte cose, comunione in mano, tabernacoli spostati in pseudo cappelle e tolti dall'altare maggiore, velo tolto alle donne, messale mutato. La rugiada. Il Pater Noster mutato in parte. La statua di Lutero in Vaticano, quando si sa dove sta Lutero. All'inferno. Pacciamama, bambola cacina. Il Vaticano è corrotto e non segue noi, ma Satana. Non seguitelo. Lì siederanno vari usurpatori del trono del vero Pietro. Fantocci, strumenti di Satana e falsi profeti. Roma pagherà cara l'insolenza verso il cielo. E le apparizioni rifiutate e condannate. Roma pagana sarà punita dalla divina giustizia. Lì si sentiranno le urla e il fetore dei corpi morti. Vi sarà un grande scoppio lì. I cardinali cosa fanno ora? Non sanno cosa avviene tra le mura di Roma? Non sanno dei cambiamenti e tutta la verità? Perché non si oppongono? Sono complici dell'impostura attuale, per il potere e il denaro, per gli onori e i primi posti.
Dio vede cosa accade in Vaticano. Dio vede i cardinali corrotti e deviati. Dio vede i ministri infedeli e vaganti. Si ravvedano presto, prima dei castighi divini e dei flagelli. Dio punirà gli empi, malfattori, impostori, gli impenitenti. Corrispondete al cielo. Obbedite a Dio, non all'uomo. Vi benedico, io San Giovanni Evangelista, guida, con Maria, della Chiesa rimanente degli ultimi tempi.